punto di nevralgica sarà l'inizio della gara, dove dovrà rimanere aggrappato il più possibile e far sentire comunque il fiato sul collo e la presenza in acqua, soprattutto a livello muscolare. Da 10 anni a questa parte è la prima finale diversa dal solito. L'ultima fu Recco Savona Coppa Italia 2013 tra campionato e Coppa Italia. È sempre stato Recco Brescia e questa sera sarà invece Recco Ortigia, con Cristian Napolitano dalla parte e Lecca Ivovic dall'altra a dare le ultime indicazioni e istruzioni ai propri compagni per questo atto conclusivo della Coppa Italia 2023. Poi la scena passerà alle donne, che avranno la loro Coppa Nazionale da disputare da venerdì a domenica prossima al Polo Natatorio di Ostia. Cornice di pubblico eccezionale qui alla piscina di Alvaro, intitolata Marco Paganuzzi. Un catino bollente sia per temperatura sia per le emozioni che sono pronti a vivere gli spettatori sugli spalti e i tanti, tantissimi addetti ai lavori, da Sandro Campagna, CT della Nazionale, agli staff dirigenziali delle varie squadre, al Brescia e al Savona, che hanno chiuso la finalina per il terzo posto con vittoria dei Lombardi poco fa, che sono proprio sugli spalti. E poi c'è Fabio Conti, Amedeo Pomiglio, c'è l'ex CT, l'ex portiere, pardon, del Recco di una volta, la storia, Alberani, e sono tanti, tantissimi, Mino Marzili, e c'è Teresa Frassinetti, Elena Gili, insomma c'è tutto quel che si può immaginare di pallanuoto e di teste con calottina qui sugli spalti. E parlando di Alberani, ho visto un bel siparietto proprio lì vicino al cestello, dove c'è il pallone che verrà scodellato adesso nel primo tempo tra Marco Dellungo e Stefano Tempesti, un po' il passaggio di consegne che c'è stato anche in nazionale tra i due, per tanti abbraccio, anni compagni di squadra ovviamente, davvero molto bello. Proprio, ecco, parlavi di Alberani, quindi se parliamo della storia dei grandi portieri, ce ne sono stati tanti altri, non staremo qui a dirli tutti, però ecco, certamente sono stati però molto rappresentativi, soprattutto questi tre. Da sinistra verso destra attacca il Recco con Di Fulvio allo sprint, calottina verde per l'Ortigia con lo sprint di Ferrero, ma arriva in surplus Francesco Di Fulvio, ha preso la tangenziale di Genova invece Ferrero per arrivare sul pallone. Un po' di emozione c'è, soprattutto nei più giovani, la sopraelevata per arrivare su questo pallone un pochino in ritardo. La prima azione dunque è per la squadra campione d'Italia ed Europa, che gestisce con il mancino Zalanchi affiancato da Iocchi Gratta. Quindi Fondelli, ancora Zalanchi, prova l'entrata Younger, pallone sul perimetro, Fondelli va a cercare Aicardi e la beduina di Matteo Aicardi finisce in rete dopo appena 29 secondi, 1-0 per il Recco. Dopo un po' di pressing, come dicevo anche in fase di presentazione, diventa difficile rimanere per tutti e 30 secondi con questo modulo difensivo, la zona da due posizioni, 2-3. Destra leggermente dell'attacco, il centrale, il perno che serve il centropoda di Fondelli, dove Simone Rossi si aspettava forse il raddoppio più veloce da parte di Ciccio Condemi, in pugna e la beduina che sblocca il risultato di Matteo Aicardi. Può in qualche modo dal punto di vista psicologico aver fatto già smaltire un po' di emozioni all'Ortigia, aver preso subito un gol? Beh, certamente l'emozione sì, però deve, ecco, subito la possibilità con l'espulsione guadagnata da Velkic, ieri uno dei protagonisti proprio del tiro di Piccardo, che guadagna il primo 6 contro 5 per gli Aridusei. Dilo c'è per Condemi, quindi Ferrero, una prima finta, scarica su Ciccio Condemi che si accentra e riapre per Di Luciano. Vidovic, Condemi, il tiro e la parata di Dellungo. 2 metri d'attacco per la formazione siciliana. Il primo intervento dell'estremo difensore Recchelino. Ferrero si torna intanto in parità numerica, scalano le marcature, diventano quasi una zona M quella del Recco. Va Younger a mettere il pallone sulla mano di Velkic, palla sotto e dunque si esaurisce questa opportunità per la squadra di Stefano Piccardo. Gran difesa a coprire gli spazi, stretta, e soltanto alla fine ad aggredire, la conclusione al volo di Condemi su cui Dellungo risponde. Attenzione, Fondelli scalano le marcature anche in casa siciliana con Rossi che è in anticipo
su Icardi e ottiene anche il fallo. Questa volta prende bene la spalla sinistra, si mette tra il pallone e l'avversario, tocca quel tanto che basta e ora in velocità cerca sempre di Luciano a portare giallo Ortigia davanti alla porta di Dellungo. È un 2 contro 2, va alla diagonale, il pareggio di Luciano, 1-1 dopo 2 minuti di gioco. Che cosa ha messo Semi Di Luciano dalla sua piastrella, dalla posizione 1, guardate come si appoggia bene su un braccio di appoggio, sempre in presa con la spalla sinistra avanti a trovare una lunga diagonale, palla che carezza il palo e finisce in porta, 2 gol in parità numerica. Ortigia che subito in 1 minuto e mezzo recupera lo svantaggio. Chiama subito il cambio Sukno inserendo Allock al posto di Icardi, mentre adesso il pallone viene affidato da Younger e si vede arrivare Ividovic in pressione. L'australiano gioca per Di Fulvio, il tentativo che riesce a Ferrero di anticipare proprio Francesco Di Fulvio, che è un elemento formidabile nel sapere anticipare gli avversari. Passaggio sbagliato ovviamente di Younger, troppo addosso, troppo al corpo di Di Fulvio, deve essere molto più largo proprio per impedire all'avversario di entrare in quello spazio acqua. Condemi fa entrare il compagno Rossi, lo serve sui 4 metri, sui 5, si gira Rossi e salva Dellungo. E questa è una chiave tattica interessante, Rossi che è un difensore a portare Allock sui 2 metri difensivi proprio per fargli fare dopo tutti e 30 metri. Infatti adesso uscirà probabilmente, vediamo, anche se non cambia, c'è la marcatura, sì. Sì, non c'è Velkic, quindi resta Rossi e 2 metri, rimane Rossi, sì. Condemi lo affronta proprio Allock, adesso c'è il pressing anche del Recco che non dà modo di dettare il passaggio a Ciccio Condemi, Ferrero lo attaccano in due, Younger gli ispira il pallone dopo che Di Fulvio aveva fermato il giovane numero 7. Non c'è il centroboa di ruolo né Napolitano né Belkic e quindi Rossi esce dopo aver avuto sulla propria spalle un marcatore del centro, non più Allock, perché è riuscito a cambiare proprio dopo la conclusione di Rossi. Si è portato Ciccio Condemi in marcatura su Allock mentre Younger distribuisce il pallone per Fondelli. Una prima finta, la diagonale c'è, l'ha vista Fondelli, ma arriva anche il fischio dell'arbitro con l'espulsione di Ciccio Condemi. Prima superiorità numerica per il Recco di Fulvio. Zalanchi, Allock lotta ai 2 metri, vorrebbe il pallone, la palla invece va dal lato opposto dove c'è Younger. Di Fulvio, una prima finta, Zalanchi, Fondelli, ancora la diagonale, gran parata di Tempesti e può ripartire l'Ortigia. No, forse era il palo esterno, almeno questa detta dei due direttori di gara, nessuno ha protestato, sulla prospettiva sembrava che avesse deviato, la prospettiva sì, ci aveva ingannato nell'eventuale deviazione. Sfuma anche il primo 6 contro 5 per i campioni d'Europa e campioni d'Italia in carica. Vidovic cerca spazio dinanzi a lui, Allock prova l'alzo e tiro, palla che termina sul fondo. Tanto cambio volante fra Di Fulvio e Cannella. Temporeggia Dellungo, lo aspetta Presciutti, il pallone invece arriva più là per Zalanchi. Metà del primo tempo, punteggio 1-1. Eccolo Cannella nella sua posizione, scambia con Presciutti, quindi Zalanchi, il Maggiaro dopo il passaggio di ritorno di Nicolas Presciutti, Cannella può andare al tiro. Effettua la conclusione in due tempi, Stefano Tempesti blocca. Questa è la difesa che deve fare l'Ortigia, in grande pressing, poi leggermente tornare per aiutare il marcatore, c'era Vidovic su Allock e poi nel momento in cui Vidovic riprende la posizione risalire soprattutto nella parte finale quando mancavano pochi secondi, quindi Cannella non è riuscito a tirare con tranquillità in porta. Vidovic per Ferrero, difficile servire Napolitano, allora Ferrero decide di andare alla conclusione, palla deviata sul fondo da parte di Cannella. Trascorsi i primi 5 minuti di gioco, Nicolas Presciutti è largo a sinistra, Cannella, ma più vicino a Presciutti c'è proprio Younger, ecco servito l'australiano. Zalanchi, il pressing dell'Ortigia,
e arriva il fallo di Vidovic su Allock. La trattenuta, ha rischiato anche la possibilità che fosse fischiato un penalty il giocatore siciliano. Fondelli, Younger, Zalanchi, ancora Younger, Zalanchi, il tiro che passa sotto la mano di Tempesti, torna in vantaggio il Recco 2-1 con il mancino, oggi 28enne. La pressione di questi due giocatori esterni, Younger a caricare e a scaricare con il compagno Zalanchi, che quando impugna e avanza di gambe diventa davvero devastante. Vediamo il tiro sotto il braccio di Tempesti, non ha il tempo appunto di tirarlo fuori, e il gol in superiorità numerica a dare il nuovo vantaggio 1-2 nel fondamentale in questo avvio di gara. Avvio di gara comunque, diciamo, discreto, direi, anche per l'Ortigia, che rimane agganciato, rimane lì e non fa scappar via il Recco, capace di tenere all'asciutto comunque per 5 minuti l'attacco prolifico della Pro Recco. Pallone che filtra per Napolitano, la Beduina tocca del lungo, dice Severo. Non era di questo avviso il portiere del Recco. Ha preso una direzione strana dopo che ha impattato sull'acqua, vuoi per la deviazione di Del Lungo o forse per l'onda, l'onda non protesta più di tanto il portiere nato a Civitavecchia, per tanti anni al Brescia. Ancora il pallone da Ferrero a Napolitano, che guadagna un fallo grave con l'espulsione di Nicola Spresciotti. Gorria apre per Cassia con Demi Ferrero, è leggermente alto il suggerimento a cercare Andrea con Demi sul palo, svanisce questa seconda opportunità dell'Ortigia in superiorità numerica. In linea concettuale può esserci, ma sono i tempi di gioco che sono sbagliati. Vedete come è contratto ovviamente Andrea con Demi sui due metri, tra l'altro era in fase di discesa, il proprio del passaggio, i tempi di gioco che sono sbagliati per questo passaggio. Sfuma la seconda opportunità per l'Ortigia, che rimane asciutto in questo, nel fondamentale. E intanto l'assist pregevole di Ivovic per Aicardi, vecchia scuola qui tra i due elementi, tra i più anziani di questa squadra, e va sul 3-1 il Recco. Guardate qui, l'assist è perfetto, si stacca, c'è un non un marcatore del centro, un Napolitano sui due metri a marcarlo, e quindi con grande mestiere fa una rotazione e va sull'esterno a trovare proprio il passaggio del compagno che lo aspetta, Ivovic. E quindi il primo break della gara e soprattutto il secondo gol di Aicardi in questa sfida. 37 anni entrambi, Ivovic, Aicardi, illuminano il gioco del Recco 3-1. A testa bassa adesso prova l'Ortigia a rientrare in partita, a rimettersi in scia con Cassia e Gorria. Il tiro del catalano finisce deviato sul fondo, ma c'è anche un'inversione del possesso palla per uno strappo in ripartenza da parte di Cannella. Fallo semplice comunque, come arriva il suggerimento dalla pedana. Il tiro di Ferrero finisce comunque sul fondo, ha potuto recuperare anche un po' di fiato la squadra siciliana nella circostanza, perché si era esposta al contropiede del Recco. E Ceniche, rotazioni di grande qualità in casa recchelina, qui con Demi strappa il pallone ad Ecenike, poi c'è un colpo forse fortuito dell'idolo argentino, qualche protesta che arriva dagli spalti, mi sentirei di dire che non abbia fatto apposta Gonzalo Ecenike da colpire Ciccio con Demi. Ferrero con Demi, prova il dribbling proprio su Ecenike, costretto a fermarsi, la palla ancora lì per Gorria, prova a farsi vedere anche Cassia al centro, il pallone non filtra, ha capito tutto, ha letto alla perfezione Zalanchi, e può ripartire il Recco per quelli che sono gli ultimi spiccioli di questo primo quarto. Forse neanche andrà al tiro, se ci prova Zalanchi dalla distanza, ma è una conclusione
abbastanza velleitaria. Recco 3, Ortigia 1 dopo i primi 8 minuti. Doppietta di Zalanchi, pardon, doppietta di Aicardi con Zalanchi in superiorità, in mezzo la rete del pareggio temporaneo di Luciano. Un primo tempo che rispecchia un po' quello che sono le volontà delle due formazioni. Recco che vuole cercare di scappar via e vuole mettere subito appunto in chiaro la propria forza, e lo ha fatto a tratti, così come l'Ortigia ha cercato di tamponare anche adesso nell'ultima azione, l'ultimo minuto, ha cercato in tutti i modi, anche con il doppio centro, di portare quindi profondità all'attacco per trovare il secondo gol, per rientrare subito in scia. E quello vorrà fare probabilmente Piccardo all'inizio di questa seconda frazione, come gioco pressing per entrambe, zona soprattutto da due lati, da due posizioni, non una zona totale, proprio perché entrambi i portieri vogliono delle conclusioni ovviamente da posizioni ben delineate, ben precise. Quindi tutto un po' ecco, come era prevedibile, i due centri del Recco stanno facendo buona differenza, Aicardi in particolar modo, perché è entrato in partita davvero in maniera devastante, sotto due gol in parità numerica sono pesanti, gli fa ecco quello di Luciano alla posizione 1. Il Posillipo ha chiuso la Coppa Italia al settimo posto battendo il Telimar 12-8, Trieste quinta, ha superato il quinto 10-5, abbiamo detto di come il Brescia abbia quantato il terzo posto superando il Savona per 14-8. Questa il riassunto della mattinata qui alla piscina Paganuzzi, dove si sta vivendo l'ultima giornata di questa Final 8 di Coppa Italia. Marco Dellungo, come di consueto, a appoggiare il pallone nel cestello. Mentre sarà Giacomo Cannella da una parte e Filippo Ferrero dall'altra a cercare lo sprint, a cercare il primo pallone con lo sprint di velocità. Tutto pronto con Tempesti che detta i tempi al compagno Ferrero, così come Dellungo fa con Cannella. Frauenfelder intanto era impegnato a dare indicazioni di ripulire un po' il piano vasca, perché c'erano tante tute e accappatoie lasciati in maniera inopinata fuori posto. E adesso si può finalmente riprendere il gioco all'inizio del secondo quarto. Scatta Cannella, scatta Ferrero, sembra in vantaggio il giocatore del Recco che arriva per primo e affida la sfera a Younger. Fondelli, quindi Ecenike, ancora Teddy Fondelli, può avanzare. In tribuna c'è anche il fratello Luca, quindi da Ivovic a Fondelli, arriva un fischio arbitrale e espulsione per Ferrero se non sbaglio, e subito numerica numero 3, anzi per il numero 3 Giribaldi, superiorità per il Recco. Ecenike, palla che termina fuori, passaggio sbagliato. È riuscito a chiudere il polso il Cialo Ecenike in questa superiorità, pallone che intendeva servire nella posizione 4 Aaron Younger. Ha chiuso bene comunque la difesa dell'Ortigia, che ora ripassa di gran carriera con Andrea Condemi. Un cost to cost per il fratello maggiore dei Condemi, mentre Ferrero qui disturbato efficacemente da Cannella alza in maniera sballata la propria conclusione. Succhino intanto si sbraccia e invita i suoi giocatori a salire più rapidamente, si erano un po' fermati in questa ripartenza perdendo diversi secondi, tant'è che ne restano solo 12 a Recco. Ivovic e Cenike, si alza il tiro, è grande qui l'opposizione di Condemi che sale incontro ad Ecenike e riesce a trovare il pallone lasciando il suo diretto avversario, perché avevano scalato le marcature in questo 6 contro 5 con il pallone che adesso arriva dalle mani però e viene toccato da un uomo ovunque, ovvero Lecca Ivovic, che toglie le castagne dal fuoco, e ora in fase di ripartenza c'è Simone Rossi
a pagare pedaggio lui nel pozzetto. Fondelli, arriva Younger per la superiorità numerica e mette il pallone fra le braccia di Tempesti. 4-1 per il Lecco che prende il largo. Ma la rete non è stata convalidata. Forse per un 2 metri. Forse un 2 metri, sì. Sì, 2 metri di, se non ho visto male, era Cannella davanti alla porta di Tempesti. A dar fastidio, Diego, se hai una palla attiva, sei attivo all'interno dei 2 metri, è chiaro che anche una conclusione dall'esterno viene annullato. E allora riappoggiamo la pellicola, si torna sul 3-1, stesso punteggio con il quale si era chiusa la prima frazione di gioco. Intanto è Vidovic, dopo una precedente conclusione di Rossi, eccolo ancora Simone Rossi in possesso palla, carica il destro, è centrale, blocca del lungo. Qui intanto rivediamo proprio la precedente situazione, eccolo lì Cannella, probabilmente nonostante si defili, esatto, probabilmente viene considerata attiva la sua posizione e di disturbo per il portiere. Younger, è proprio lui all'altezza dei 2 metri a rimettere in gioco il pallone, una manciata di secondi per il Recco. E Cenike, e qui Rossi tenta un buon anticipo ma recupera Allock, arriva con Demi, ma c'è comunque il tiro dello statunitense, deviazione di Tempesti. 2 metri d'attacco per il Recco quando mancano 5 minuti all'intervallo lungo. Ivovic, anche con Demi va in fase di pressione su Ecenike, altrettanto fa Rossi con Fondelli. Ecenike, tanto Andrea Condemi ha preso in consegna Allock. Ivovic, il tiro che sbatte sul polso di Vidovic e si alza. Anche la qualità, l'altezza dei difensori, guardiamo come il petto è molto fuori, quindi riesce a coprire un'ottima porzione di porta e va a prendersi il pallone Vidovic. Libertà per Ciccio Condemi davanti alla porta di Del Lungo, perde il contatto ma c'è il rigore. Perde contatto con la palla e il fallo è di Cannella alle sue spalle, penalty per l'Ortigia. E qui disattenzione grave della difesa riccherina che lascia scappar via Ciccio Condemi. Il fallo è precedente rispetto all'alzata di entrambe le braccia di Cannella, che comunque con il petto poi rovina addosso all'avversario. 5 metri per l'Ortigia, tiro di rigore affidato a Filippo Ferrero. Vuole maggiore distanza l'arbitro Frauenfelder dal rigorista. Ferrero e la palla nel sacco, accorcia le distanze, l'Ortigia si porta alla meno 1, 3-2 per il Recco. Come hanno cercato di dare pressione ai due giocatori esterni vicino a Pippo Ferrero, che non si lascia irretire. Una delle novità del nuovo regolamento sarà portare a 3 metri i giocatori avversari, lasciando quindi maggiore libertà al battitore del tiro dai 5 metri. E torna in scia con questo rigore importantissimo sull'asse Ciccio Condemi che lo guadagna e Pippo Ferrero che lo realizza. Entrambi convocati da Sandro Campagna per la World Cup di Zagabria. Intanto il fallo questa volta è di Andrea Condemi, che va a prendere al collo Aicardi, superiorità numerica per il Recco, che Di Fulvio e Younger giocano rapidamente. Zalanchi, Fondelli, ancora Younger, c'è spazio per la diagonale meravigliosa di Aaron Younger, 4-2, e si riprende il gol in superiorità che era stato annullato un paio di minuti fa. Movimento dai pali, la grande pressione dall'esterno, questo guardate come Aicardi crea anche lo spazio al compagno, viene preso nello spostamento Stefano Tempesti, in una lunga diagonale attende l'australiano prima di stoccare il tiro appunto vincente. Ecco che ritrova subito il +2.
Vidovic. Scattanti, i giovani dell'Ortigia provano a farsi vedere, a dettare il passaggio ai compagni. Cassi e Condemi, c'è un'espulsione guadagnata da Napolitano. Nel pozzetto va il numero 6 Andrea Fondelli. Apertura del gioco per Di Luciano che si è spostato in posizione 5. Cassia da Vidovic a Condemi, devia Del Lungo sulla traversa, gran parata di Marco Del Lungo. Parata da circoletto rosso, guardate lì, rimane fermo e poi va a due mani, conoscendo ovviamente anche il compagno di nazionale. Ancora casella dello 0 per l'Ortigia, 0 su 3. Mentre qui fa tutto da solo, gli occhi gratta e piazza un pallone nell'angolino più lontano. 5 a 2, più 3 in recco. Appena entrato Matteo Iocchi Gratta, ha troppo spazio che viene lasciato da Vidovic, 2-3 finte, è lucido e fresco e va a trovare un angolino imprendibile per Tempesti, alto la sua sinistra. E ora il massimo vantaggio del Recco nel match. 3 minuti all'intervallo lungo. Stefano Piccardo che ha dato qualche istruzione ai giocatori che erano in panchina ma anche a quelli in campo. Condemi per Vidovic. Ferrero dal lato opposto, pescato Di Luciano, fa girare il pallone l'Ortigia. Ferrero lo attacca, Cannella, il tiro deviato dagli occhi gratta. Può intervenire Del Lungo con tranquillità. Quello che deve fare il marcatore del centro, avere pressione sull'uomo due metri ma garantire sempre la diagonale. Fa perfettamente gli occhi gratta. Ancora gli occhi gratta, freschissimo, è entrato praticamente un minuto fa. Mentre qui prova l'anticipo Di Luciano e per poco non strappa via il pallone alle mani di Fulvio. Nicolas Presciutti è pronto a scaricare la sua bomba, ma lascia Zananchi a Icardi. In giornata di grazia Matteo Icardi riesce a chiudere con una bella girata alle spalle di Tempesti il 6 a 2. I movimenti senza il pallone di Matteo Icardi sono davvero straordinari, che deve rifugiarsi ora nel time out Stefano Piccardo. Come va a prendersi prima il primo palo, poi una sterzata, un cambio di direzione, un tiro pronto a trovare la verticalità e il passaggio del compagno. Davvero in, come dicevi tu, davvero in stato di grazia. 3 gol per lui, ma 3 perle di astuzia di quel gran giocatore che continua a essere la sua qualità eccelsa al servizio della Prorecco. E a mettersi in mostra anche agli occhi di Sandro Campagna, hai visto mai che magari in chiave mondiale Fukuoka o addirittura Parigi 2024 non possa, mantenendo questo stato di forma, essere papabile per una canottina azzurra per il sette bello. Sarebbe a volte da mettere una telecamera su Matteo Icardi, perché i suoi movimenti senza palla sono da manuale, sono da scuola pallanuoto, da far girare il più possibile. Proprio così, perché l'occupazione degli spazi e soprattutto andare dalla parte opposta rispetto al pallone per essere sempre pronto a servire al di là, ecco, del pallone che poi arriva, comunque crea scompiglio nella difesa. E adesso l'Ortigia sotto di 4 gol deve effettuare un forcing per poter riaprire un pochino la gara, cercando di non scivolar via definitivamente. Condemi carica il destro, è una sassata micidiale che non dà scampo a Del Lungo, accorcia le distanze l'Ortigia con questa bella conclusione di Francesco Condemi, 6 a 3. E dalla profondità dell'attacco con il doppio centro, quello che vuole Piccardo per dare maggiore spazio all'esterno ai suoi tiratori, e c'è Condemi che dimostra ancora anche oggi, ma l'ha fatto in tutto il torneo, in tutta la Final 8 di Coppa Italia, la sua crescita ulteriore e anche la sua consapevolezza che sta acquisendo sempre più. Un gol al Recco, chissà che non ci sia proprio la squadra campione d'Italia ed Europa nel suo futuro prossimo o più in là.
Ivovic, lo disturba Vidovic mentre tenta l'anticipo Rossi, fallo semplice però del giocatore siracusano. Ivovic cerca con lo sguardo Tempesti, cerca il passaggio poi successivamente per Allock, che però trova pane per i suoi denti perché la marcatura su di lui riesce molto bene. Sia Giribaldi che lo contiene e poi a Condemi che gli ruba il pallone. Ora un cambio a volo, proprio esce Giribaldi ed entra il centro di ruolo, il capitano Cristian Napolitano, che ha un buon corridoio, prova a servirlo Condemi ma legge tutto con ottima appunto lettura Giacomo Cannella, che gli ruba il pallone. Quanti palloni capace di rubare Cannella, lo abbiamo visto anche con il sette bello, quanti avversari sono rimasti con un palmo di naso davanti alle sue scorribande. E intanto Di Fulvio ha leggero vantaggio sul Simone Rossi, va a caricare un gran destro, palla ribattuta con il pallone che addirittura arriva in tribuna. È stato Condemi a respingere questa conclusione. Se non ho visto male, con il piede, è proprio così. Il piede è diventato un elemento di questa Coppa Italia. Ricordiamo il gol di Alessandro Di Somma, un guizzo sotto porta che ha dato il vantaggio al quinto contro il Savona nel quarto di finale. Ancora Condemi, ancora una sventola, questa volta la vede partire del lungo e respinge, mentre in precedenza era stata talmente violenta che né il difensore né il portiere avevano potuto intervenire. Questo succede quando non c'è un attacco profondo. Napolitano era sui 4 metri e mezzo e quindi non poteva far altro Condemi che provare a battere e a tirare. Intanto si chiude la seconda frazione con un parziale di 3-2 per il Recco, che si accoppia al 3-1 di primo quarto. Recco 6, Ortigia 3 dopo metà gara. Noi diamo la linea alla regia di Roma. Recco Ortigia 6-3 dopo i primi due tempi, finale di Coppa Italia 2023. Attaccherà da sinistra verso destra in questa seconda parte la squadra siciliana in calottina verde, dove c'è Ciccio Cassia pronto allo sprint. Dalla parte opposta Giorgio Zalanchi in calottina bianca, inquadrato dalle telecamere di Stefano Brunozzi, che andrà a contendere il pallone al giovanissimo siciliano classe 2002. 3-1 il primo quarto, 3-2 il secondo, entrambi parziali a favore del Recco. Ancora l'asciutto di superiorità la formazione siracusana, 0-3, mentre ha un 2-5 la squadra campione d'Italia.
che ha avuto anche un vantaggio massimo di 4 gol. Cassia contro Zalanchi, arriva per primo il giocatore ungherese e quindi Jagger a portare avanti l'iniziativa, il regista australiano. Lo affianca Ecenic alla sua destra, Ivovic a sinistra. Nel triangolo di destra si fa vedere Jocchi Gratta. Al centro boa c'è ancora Matteo Aicardi. Ecenic, cambio mano. Quindi Younger, una prima finta, perde il pallone, lo recupera per darlo all'altro mancino Zalanchi. Qui Jocchi Gratta si gira bene, resta con il pallone in mano. Dice questo l'arbitro Frauenfeldel sull'intervento di Velkic. Qui rivediamo. Sì, Velkic non consente, tenendo, vedete, il braccio sinistro su quello destro di Jocchi Gratta, di girarsi e quindi lo riesce a contenere anche nella conclusione. Vidovic prova a incunearsi, alzo e tiro, è bellissima la conclusione dietro la testa di Jocchi Gratta nell'angolino, prendendo il controtempo del lungo 6-4. E qui dimostra tutto il suo valore il montenegrino, che va a creare una bella conclusione. Vedete come si sdraia la sua sinistra proprio per evitare il braccio del difensore, a trovare quell'angolino. Davvero pregevole la marcatura di colui che è un po' uscito anche dall'orbita di Gojkovic all'interno della nazionale e che spera ovviamente anche con queste giocate di poterci rientrare. Due gol a cavallo dell'intervallo per l'Ortigia, che ha saputo dimezzare lo svantaggio dal 6-2 al 6-4. Recco che torna a macinare gioco. Aicardi prova a farsi vedere, lo marca Giribaldi, il pallone per Zalanchi, zona M per l'Ortigia, con Cassia davanti all'ungherese, esce a disturbarlo Ecenic, una finta, pallone proprio per Aicardi che impugna e gira la rete del 7-4. Capolavoro ancora dell'Anaconda Matteo Aicardi. Ma davvero non ho più aggettivi per Matteo Aicardi. Guardate come riesce ad andarsi a prendere un pallone che non è così preciso, poi recupera le gambe, riesce a girarsi tra due giocatori pur non avendo la testa fuori dall'acqua, un po' con il, come dici tu, come piace a te, col periscopio, andare a realizzare il suo poker, se non ho fatto male i punti. 4 gol del Recco portano una firma di Matteo Aicardi. È la Coppa Italia dei vecchietti. Di giocatori esperti. Diciamo così. Ferrero. Il pallone per Cassia. Rossi. Ferrero ancora. Prova a farsi vedere Belkic, il pallone viaggia sul perimetro, espulsione di Jocchi Gratta per il fallo prolungato proprio sul centro boa serbo Belkic. Rossi dal lato opposto, Ciccio con Demi. Entra nei due metri, fino alla corsia, scarica sul lato opposto, Simone Rossi. Per Ferrero che si alza, finta, il tiro sulla traversa, va a recuperare la palla proprio Simone Rossi. Altro possesso palla per l'Ortigia. Si torna però in parità numerica, scalano i marcatori e quindi Allock di fronte a Rossi. Cassia, Rossi prova l'entrata, Andrea Condemi, quindi Cassia sul perimetro, cerca il compagno Velkic che era di spalle, non si accorge del passaggio. Gran difesa qui di Francesco Di Fulvio, che spinge Velkic, le sue gambe sono più potenti, lo spinge sui 4 metri. È assolutamente ingiocabile per il centro retuseo, che ieri ha giocato una partita eccellente. Qui il braccio sinistro a legare di Allock su Rossi, l'attento Frauenfelder comanda il fallo in attacco a favore dell'Ortigia. Pronti tanti cambi volanti, vedo Cannella, vedo Ecenic, vedo Di Luciano, mentre il pallone per Cassia che si è portato i due metri, lo marca Zalanchi. Deve scaricare il pallone, prova il pallonetto e il gol viene convalidato a Ciccio Cassia al limite proprio dei 6 metri. Molto intelligente Ciccio Cassia, capisce che c'è un uno contro uno, quello che era pallonetto moderna, e va a sfidare Zalanchi che commette fallo fuori i 6 metri, prova a caricare e vede
del lungo salire con lui, e poi la parabola è deliziosa. Era un gol pregevole per colui che è figlio d'arte. 7-5 a 13 minuti dalla fine. Entra in acqua anche Fondelli. Zalanchi. Cannella. Fallo semplice di Ferrero. Ancora Zalanchi. L'assist per Allock e c'è il fallo da rigore fischiato al numero 10 Rossi, e con la schiena va a disturbare al momento del tiro Allock. Rivediamo. In Puglia si gira, rigore solare. I due centri, ho detto, in fase di presentazione possono essere uno dei tanti valori aggiunti di una macchina schiaccia sassi come la Porretta. La squadra completa in ogni reparto, con doppi e tripli ruoli. Younger contro Stefano Tempesti per questo tiro dai 5 metri. Younger e batte Tempesti quasi in sospensione. L'australiano ha aspettato un attimo prima di scagliare la sua conclusione. Tocca, trattiene Stefano Tempesti. Andremo adesso a rivedere, grazie a Stefano Brunozzi, come l'arbitro Sliprato tocchi leggermente il pallone, l'ha battezzato basso. Maniera corretta, il portiere deve stare sotto la traversa fino in fondo, gli passa proprio sotto la mano, non riesce a trattenere la conclusione dei 5 metri. Ecco che ritrova nuovamente le tre lunghezze di vantaggio. C'è soddisfazione sulla panchina del Recco. Vidovic. Mentre c'è Ivovic in marcatura sul napolitano, entrambe le braccia fuori per il montenegrino, che lasciava proprio vedere che la sua marcatura era pulita. Torna fuori dall'acqua anche Cristian Napolitano, ancora Vidovic, servito Napolitano, c'è l'anticipo di Ivovic. Quanto spinge, 37 anni Ivovic, è davvero impressionante, riesce a stare in pressione con il busto, alza le braccia per far vedere appunto che lui è in una posizione leggermente in diagonale, propulsiva di spinta in esterno verso la parte opposta. Ovviamente ora un fallo in attacco che mette un po' nei guai per un 2 contro 1. E qui è stato fischiato uno scavalcamento di Luciano De Ceniche, e qui ringrazio a tutti Sukno per l'ingenuità di Luciano, perché se ne erano andati in 2 contro 1 i giocatori avversari. Ed eccola qua la scavalcata, proprio quello che dicevi tu. Grazie a Stefano Brozzi che ci manda immediatamente il replay del fallo in attacco di Luciano. Ivovic per Allock che tocca e ottiene il fallo grave, fuori Andrea Condemi. E Cenike, Fondelli. Girano palla con Younger e ancora il cialo e Cenike che apre per Cannella. Younger e Cenike, lo spazio per colpire, ma Tempesti recupera nonostante uno spostamento complicato dal centro della porta verso il primo palo. E non a colpo sicuro, non c'è neanche il braccio del difensore, ma c'è Stefano Tempesti che è straordinario in questa parata. Davvero tutta la sua esperienza, guardate, carica i compagni. Di Luciano per Vidovic, quindi Condemi. Adesso l'espulsione invece in casa Recchierina con Younger, che ha controllato irregolarmente Napolitano. Di Luciano, Ferrero, Vidovic, il tiro, la traversa, il pallone che torna a disposizione dell'Ortigia, fa ripartire l'azione Ferrero. Quindi Di Luciano, ancora Vidovic, Cassia a cercare lo schiaccio sull'acqua e ottiene il gol dell'8-6. Si prende una bella responsabilità Ciccio Cassia e schiaccia questo pallone in maniera imprendibile per Dell'Uno, e trova anche il primo gol in superiorità numerica per la squadra siracusana. Questo bel tiro, bella conclusione sopra la testa, la rivediamo da qui, del suo diretto avversario. Quasi una mezza fitta.
Balbo velenoso, non riesce a leggere Marco Dellungo. Doppietta per Cassia, sono suoi gli ultimi due gol in casa Ortigia di Siracusa, che rimane lì meno due, riduce leggermente lo svantaggio, 2 minuti e mezzo, poco più alla chiusura del terzo tempo. Zalanchi lo attacca con Demi, quindi Di Fulvio si ritrova sulle costole Vidovic. C'è un fallo per Giribaldi, fallo grave su Aicardi, superiorità numerica per il Recco. Di Fulvio, Cannella si allarga per far spazio alle entrate dei compagni. Aicardi intanto viene preso per il collo, un visto Di Fulvio. Il tiro di Fondelli respinge Tempesti e poi Di Luciano va in anticipo, ma viene giudicato falloso il suo intervento nei confronti di Cannella. Protesta da parte del numero 5 Siracusano. Rossi prova l'anticipo su Di Fulvio, che anzi su Zalanchi, che riesce a recuperare con la punta delle dita. Presciutti, e qui c'è il fallo invece di Cannella, che ha spintonato Vidovic nel momento in cui ha cercato la conclusione. Due ultime occasioni in superiorità numerica per il Recco, che non riesce ad andare a bersaglio. 2 su 7 la percentuale. Recco che ieri a un certo punto ha fatto 7 su 7. E ancora Cassia, guardate che gol splendido, fa saltare in piedi la panchina dell'Ortigia, riduce le distanze a meno uno, impietrito Dellungo per questa traiettoria imprendibile nell'angolino più in alto a destra. Vuole prendersi anche Ciccio Cassia alla ribalta, 8-7. E anche questa è una splendida conclusione su cui forse Marco Dellungo ha qualche responsabilità. Per non essere stato così forse concentrato, non si aspettava la conclusione di Cassia. 3 reti, tutte e tre in questo tempo, e tutte e tre una consecutiva all'altra. In mezzo il rigore di Young. Soprattutto un parziale in questo momento di 4-2 per l'Ortigia nel terzo tempo. Fallo in attacco ad Aicardi. Ortigia che adesso è galvanizzata anche dalla rimonta che ha saputo effettuare, una lunga rimonta in 9 minuti dal 6-2 all'8-7. Cassia per Vidovic, chiama palla Rossi, ma c'è il fallo proprio di quest'ultimo su Di Fulvio. Un Simone Rossi stremato. Avanza Di Fulvio, ha dato un metro buono a Rossi, c'è una leggera superiorità, ricuce lo strappo il numero 10 dell'Ortigia. Di Fulvio fa tutto da solo, palla che termina sul fondo. Con la deviazione di Rossi, sono due palloni in acqua. Vedete Rossi gli mette il braccio davanti, deve buttarne via uno Tempesti per far ripartire. Recupero provvidenziale, sì, con Simone Rossi, mentre dalla parte opposta è pronto Vidovic. Stanno sicuramente dando fondo alle proprie energie i giocatori dell'Ortigia in questo finale di terzo tempo. Rossi centrale, respinge il portiere Tommaso Negri, subentrato a Dellungo dopo la precedente situazione, e time out di Sandro Sucno a 22 secondi dall'ultimo intervallo. Fase di ripartenza, perché ci commette fallo e quindi espulsione, e time out immediato richiesto da Sandro Sucno dopo questo piccolo parzialino di 3-1, appunto, dove si riflette di Cassia con il gol di Younger. Quindi ha visto un calo di concentrazione e vuole dare la scossa in fase difensiva, ovviamente Sandro Sucno alla propria squadra, inserendo anche Tommaso Negri, che quando è stato chiamato in questo, sempre dallo scorso anno, quando appunto sempre disposto, presente. A proposito di 37enni, anche Tommaso Negri, classe 86, compirà 37 anni il prossimo maggio. Dunque gioca l'ottava superiorità il Recco, con
Ferrero e Condemi in prima linea a difendere, poi Cassia, Rossi e Vidovic davanti al portiere Tempesti. Il pallone affidato a Younger, Ecenic, doppio mancino per il Recco. Ecenic apre per Cannella, sui pali gli occhi gratta e Aicardi. Younger una finta, una seconda, poi pallone ad Ecenic per Aicardi e Tempesti va a respingere qui Cassia. Sì, che si è visto aggredito e quindi ha buttato ovviamente il pallone. Il pallone fuori. Quindi volontariamente, quindi ritorna e rimane in possesso il Recco. Sì, quasi un gesto istintivo, ma... E qui invece perde palla Younger su questa situazione per effetto della pressione a Retusea. Finisce 8-7 il parziale del terzo tempo, linea alla regia di Roma. Pallone al centro per il quarto tempo, 8 minuti alla fine della Coppa Italia 2023, punteggio Recco 8, Ortigia 7 con un parziale di 4-2, i siciliani sono tornati in gara e adesso 8 minuti di quota con la formazione in calottina bianca del Recco che attaccherà da destra verso sinistra con Cannella pronto allo sprint, dalla parte opposta è pronto Ciccio Cassia, protagonista nel terzo tempo. Partono Cassia contro Cannella, in vantaggio il Recchelino e così il romano del Recco a prendersi il primo pallone che lo affida nelle sapienti mani di Eceniche e poi la cabina di regia di Fondelli. Va Allocche a prendersi due metri, lo scorta Ferrero. Prova anche Eceniche ad entrare, ha trovato sulla sua strada Velkic. Ivovic, una finta, una seconda, cerca l'assist al centro, c'è l'anticipo di Vidovic su Allocca che era marcato da Ferrero. Intervento pulito da parte dei due difensori dell'Ortigia. Il pallone è proprio per Pippo Ferrero. Va a cercare Rossi. Palla un pochino corta ma la recupera Velkic che ottiene anche il fallo semplice. Rossi per Ferrero, Vidovic, Simone Rossi, ancora Stefan Vidovic per Velkic, passaggio sporco, non così preciso perché Ivovic riesce a anticipare l'avversario. È chiaro che nell'ultimo tempo Zucchero metta il miglior marcatore sui centri dell'Ortigia, Ivovic non è neanche gravato da falli grandi. Esatto. Ivovic intanto è lì al centro, riceve in questo momento da Ecenike,
carica il destro, palo e gol! La carambola sfortunata per Stefano Tempesti, che si lamenta con la propria difesa che ha lasciato questa conclusione a Leka Ivovic. È il momento dei campioni che escono fuori, guardate qui, anche se qui c'è anche una bella dose di fortuna. Sì, un pizzico di fortuna, anche se il tiro è molto ben indirizzato, palo interno, un po' di sfortuna per Stefano Tempesti, però grande azione difensiva e poi pronto reattivo a tirare fuori le castagne dal fuoco nei momenti decisivi e determinanti, sia in nazionale con il Montenegro che ha giocato fino a qualche anno fa, e chissà se forse Bojkovic ritornerà sui suoi passi e cercherà di convincerlo anche per Parigi 2024. C'è sempre stato Leka Ivovic, ha preso palla in difesa, ha interrotto l'azione e dalla parte opposta è andato a concludere per il nuovo più due del Recco. Ferrero, Rossi di nuovo addosso ai Cardi, intanto fa schiuma Belkic proprio con Ivovic che viene mandato nel pozzetto, prima espulsione per il montenegrino, superiorità numero 6 per l'Ortigia, una sola bersaglio sin qui, pallone troppo alto di Ferrero per Ciccio Condemi e la sfera termina sul fondo. Forzata questa, con questo passaggio, perché non è sempre con i tempi, i passaggi sui pali vanno fatti con i tempi giusti, con la costruzione del tempo del passaggio che non c'è in questo attacco dell'Ortigia. E qui l'attacco di Cassia è sporco, anche un pochino violento nei confronti di Ecenic, e quindi finisce nel pozzetto. Fondelli, anzi Presciutti per Ecenic, no look per Fondelli, gira per Di Fulvio, Condemi però restituisce il pallone al Recco. Fondelli, il tiro deviato, Tempesti c'è. Una buona difesa questa della formazione Regosea, che lascia il tiro dalla posizione 2 andando ad aggredire le altre posizioni con il tiro sporcato da Simone Rossi. Sono 2 su 9. Sono 4 le superiorità consecutive che il Recco ha sbagliato, sì, dall'inizio del terzo tempo fin qui. Questo è un pallone velenoso in mezzo al traffico, con Condemi che viene preso nella morsa fra Younger, Ivovic, e adesso c'è l'espulsione simultanea proprio per Condemi e Younger. Era Ecenic l'altro che era andato al contrasto. Mancavano 4 secondi, ha provato un passaggio in mezzo a due che non è riuscito a Ferrero, quindi proprio verso Condemi, un tiro al volo che non poteva mai esserci, quindi un cambio, quindi un'espulsione simultanea. 20 secondi, si giocherà 5 contro 5 giocatori di movimento. Giribaldi, Rossi e i due fratelli Condemi rischiano la definitiva nell'Ortigia, Younger e Jocchi Gratta invece nella formazione del Recco. Ecenic, finta più volte, prova a farsi vedere ai Cardi, le finte questa volta sono di Di Fulvio, Ecenic. Il tiro è piazzato, un colpo da biliardo per il Cialo Ecenic che riporta più 3 e dà uno scossone a questa finale del Recco, 10-7. Di Fulvio si attira 2 giocatori addosso, qui deve rimanere più compatto la generosità di Simone Rossi, che è andato a provare a levare il pallone, a dare una mano al compagno napolitano sull'eventuale tiro di Francesco Di Fulvio, quindi dà più di un tempo di gioco al Cialo Ecenic, che si sdraia, attira su di sé, alla propria destra, ovvero alla sinistra di Tempesti, e poi lo beffa con un diagonale, come dicevi tu, che accarezza il palo, e ora nuovo più 3, nuovo massimo vantaggio di Recco. Uno strappo forse decisivo alla partita da parte dei campioni d'Italia ed Europa. Vidovic non demorde comunque l'Ortigia, che sta onorando alla grande questa finale di Coppa Italia. Ciccio Condemi, lo marca Fondelli, cerca il parco per il tiro, è costretto a scaricare il pallone a Vidovic, che deve andare solo al tiro, il pallone deviato da Di Fulvio. È pronto al rilancio Tommy Negri, una vita nel Posillipo, prima di tornare a casa, a Genova. Di Fulvio, arriva al rimorchio Nicolas Presciutti,
lottano Vidovic e Allock sui due metri, non si risparmiano colpi al limite del proibito, mentre Presciutias conserva il pallone in mano, cerca il varco giusto e Tempesti gli nega il gol. È andato qui Presciutti a cercare proprio un tiro alto, lo rivediamo ancora meglio da qui, anche abbastanza centrale per avere ancora 20 secondi di possesso. Visto che non c'erano altre soluzioni oltre al tiro da fuori, intanto viene espulso e mandato nel pozzetto Di Luciano, trattenuta prolungata. L'azione prosegue ancora con il Recco in superiorità numerica. Fondelli, Zalanchi, Di Fulvio, palo e pallone che carambola questa volta dalle parti di Tempesti. Questo può essere un neo per la squadra di Sandro Succo, un 2 su 10, il 20%, davvero poco per una squadra che ieri è stata pressoché quasi perfetta. Sì, il rovescio della medaglia rispetto a ieri. Andrea Condemi, Vidovic, va a cercare l'entrata di Simone Rossi che guadagna l'espulsione. E qui si accendono gli animi. Si accendono gli animi per una trattenuta probabilmente prolungata subacquea che Simone Rossi contesta all'ungherese Zalanchi. Rivediamolo come esce furibondo, tant'è che viene calmato da compagni e avversari. Espulsione intanto per Zalanchi, si riprende il gioco, vediamo se ci saranno altre decisioni arbitrali. Severo fa capire che manderà nel pozzetto altri giocatori se... E allora espulsione con sostituzione per entrambi i giocatori, Zalanchi e Rossi. Protesta Sukno, protesta anche Giacomo Pastorino che accompagna il tecnico croato sulla panchina del Recco. Quindi se ho capito bene, protesta gioco anche violento Piccardo. Per entrambi. Sì. Gioco violento per entrambi e quindi entrambi nel pozzetto definitivamente, nel pozzetto in panchina, anzi neanche, allontanati dal piano vasca perché essendo espulsi definitivamente per gioco violento non potranno neanche accomodarsi in panchina. A 2.55 dal termine termina la partita di Simone Rossi e quella di Gergo Zalanchi. Perde un mancino il Recco, perde un ottimo difensore e incursore l'Ortigia. Si resterà comunque in zona d'attacco per l'Ortigia, quale era stato fischiato comunque il fallo. Sì, perché questo è avvenuto a gioco fermo e probabilmente era stato fischiato il rigore a favore di Simone Rossi, perché Zalanchi comunque era stato espulso. Sì. Ha continuato a rimanere in gioco, quindi entrando in contatto con un giocatore attivo che è Simone Rossi e quindi da ciò deriva appunto l'interferenza e quindi il rigore a favore dell'Ortigia. Ferrero contro Tommy Negri, palla sotto, la traversa in rete, 10-8, torna a meno 2 l'Ortigia con la rete dai 5 metri di Pippo Ferrero che mette a segno il suo secondo rigore in questa sfida. Rigore praticamente perfetto dall'alto verso il basso con la palla che sbatte sotto la traversa ed entra sopra la testa di Tommy Negri, davvero incolpevole. 2.55 dal termine in questa sfida, ovviamente dopo l'espulsione definitiva con sostituzione rientreranno, sono già rientrati ovviamente i giocatori, quindi si ritorna in parità numerica in acqua. Fondelli, mentre Allock va a cercare spazio con la pressione di Andrea Condemi addosso, mentre c'è l'espulsione proprio del numero 4 per il fallo prolungato sul centro boa statunitense. Superiorità numerica numero 11 per il Recco con Di Fulvio. Fondelli è libero Ecenike, ma viene servito Younger, eccolo Ecenike che scarica per Di Fulvio e il pallone termina in porta. Tempesti beffato sullo spostamento, colpito sul primo palo, arriva a toccare ma la deviazione finisce in porta. 11-8 per il Recco e lo rivediamo perché si dispera Stefano Tempesti, prende la testa
del portierone di Prato, lo rivediamo nello spostamento, davvero gran passaggio del Cialo Echenique, che trattiene il pallone guardando sempre la porta, e quindi chiaro che lì non puoi il portiere spostarsi in anticipo, e questa è la qualità eccelsa ovviamente nel passaggio, dove Tempesti è sfortunato perché prende la testa, la sua testa, la palla finisce in porta con Francesco Di Fulvio, che dà forse il gol vittoria di questa Coppa Italia alla Prorecco. Il primo gol in questa sfida di Francesco Di Fulvio è forse la superiorità numerica più importante messa a segno dal Recco, che ha un score di 3 su 11 con l'uomo in più. Francesco Condemi prova l'alzo e tiro, palla che termina sul fondo. Adesso l'Ortigia è un po' disunito, cercano soluzioni un po' più individuali per accorciare le distanze. Ma Francesco Condemi non poteva fare diversamente, perché Ivovic ha spinto Napolitano sui 4-5 metri, quindi doveva provare una soluzione dal perimetro, anche se con l'uomo addosso un po' forzata. Ma più di questo non poteva fare l'attacco dell'Ortigia. Tra l'altro in precedenza l'espulsione di Andrea Condemi era la terza, quindi anche per lui gara finita. Echenique, Ivovic, il tiro, il palo, la palla che torna a disposizione del Recco. Invita la calma Echenique a giocare sulla lunga distanza di tutto il possesso. Tre gol di vantaggio sono da gestire, e una gara, una finale da domesticare. Fallo in attacco intanto per Aicardi. 90, anzi meno, 85 secondi al termine di questa finale di Coppa Italia. Il Recco vicino alla decima vittoria consecutiva, alla 17ª Coppa Italia della sua storia, la prima vinta nel 74. Cassia, Vidovic, Ferrero, Cassia, il tiro, respinge Negri, braccio alzato per Tommy Negri, sa che questa è la parata che in qualche modo mette al sicuro la Coppa Italia 2023. Si comincia a festeggiare anche sulla panchina dei campioni d'Italia e del Recco. Ivovic addormenta il gioco a metà vasca. Younger, Echenique, c'è un fallo da espulsione per Vidovic, guadagnato da Francesco Di Fulvio, che con la sua entrata riesce a mettersi davanti e induce il montenegrino al fallo. Ultimo fallo grave anche per Vidovic, finisce qui la sua partita. Fondelli, Echenique, una finta, lo scarico, Younger, lungo linea, perfetto, e sono 4 i gol di vantaggio ora per il Recco, 12-8. E anzi, se uno dovesse vedere questo parziale penserebbe che non c'è stata gara, e invece tutt'altro in questa finale. Trova un bel corridoio davanti a sé Younger in questa superiorità numerica, dove Fondelli, trovando la profondità in posizione 1, poteva anche servire sul palo opposto, che era libero Matteo Aicardi, ma ci ha pensato l'australiano a trovare il gol. E ora il time out che si concede Stefano Piccardo a 18 secondi dal termine. Ha giocato una gara strepitosa l'Ortigia, una finale magistrale per temperamento, nervi e presenza dinanzi a una squadra formidabile, imbattibile come il Recco di questi anni, di questi ultimi 17-18 anni, nel quale ha vinto tutto, e anche quest'anno si candida per un nuovo triplete. Ha già messo in cassaforte la Supercoppa Europea ed è a 18 secondi dal secondo trofeo stagionale della Coppa Italia numero 17 della sua storia, la Coppa Italia 2023. Testa nel girone di Champions con 21 punti dopo 8 partite. L'unica sconfitta è arrivata in Grecia con l'Olympiakos, che ha superato il Recco per 9-7. Doppio centro, due giocatori sui pali a dare profondità sia Napolitano che Belkic. 3 secondi. L'ultimo tiro è stato di Ferrero. Finisce qui la sfida tra Recco e Ortigia, la Prorecco vince la Coppa Italia 2023. Strepitosa prova dei campioni d'Italia e d'Europa,
risposta sul campo, nell'acqua, all'altezza della situazione, della formazione siracusana. Direi proprio di sì, esce a testa altissima, una grande final eight per Stefano Piccardo e i suoi giocatori che anche oggi davvero hanno dato tutto ed escono oltre a testa alta, ma anche proprio quando sei consapevole di aver fatto il massimo. Questo certamente è una magra consolazione, perché però almeno di aver lottato fino in fondo, di aver messo anche un pizzico di paura alla squadra, campione di tutto, campione d'Europa, campione d'Italia, è davvero una, deve essere un fatto, un motivo di orgoglio per questa formazione che almeno ai nastri di partenza ci aveva detto, soprattutto anche Piccardo, di essere dispiaciuto di non aver potuto lavorare come magari aveva fatto negli anni scorsi con la piscina a disposizione, piscina che ancora ci vorranno forse 2-3 settimane per avere la cittadella, la Paolo Caldarella aperta, dove potrà certamente limare la propria preparazione in vista della fase finale del campionato, in vista della semifinale scudetto, una semifinale dove con ogni probabilità dovrebbe ritrovare il Brescia.